vlog. Videoblog. Se ci passa. Forse ce la facciamo. Aspetta, questo. Videoblog. Stiamo andando in montagna. Una cosa. Ho letto su un sito che WhatsApp non sarà a pagamento. Chi è il possessore di iPhone sa benissimo che quando ha scaricato WhatsApp ha pagato 0,89 centesimi circa, perché è il costo dell'applicazione. Mentre chi ha Android e compagnia bella non ha pagato niente. Chi ha Android, passato un anno, gli viene richiesto di pagare circa 70-80 centesimi per riattivare l'applicazione, perché solo Android in un certo senso c'è un anno di prova. Questo l'ho letto su un sito e mi sembrava attendibile. Quindi basta queste catene. Diventerà questo cellulare di Diro. Mi fa un casino. Comunque, basta queste catene che rompono solo le balle. Diventerà pagamento. Dio, diventerà pagamento. Cioè, inviate 2 milioni di messaggi con WhatsApp e se pagate 70 centesimi non è che vi fa schifo, cioè non è che vi dà noia, no? Non è che vi dà noia, no? Sì. A parte il fatto che ci sono un sacco di altri programmi che fanno la stessa funzione e che sono gratuiti. E quindi non vedo perché dovete rompere le palle con WhatsApp, scaricatevene un altro e poi dopo lo usano tutti quanti, tanto si sposteranno tutti in massa. Comunque chi ha l'iPhone ha speso anche 70 centesimi, io ho speso 89 centesimi all'inizio, quindi non mi ha dato, non sono fallito, non ho mangiato pane per un giorno per riuscire a comprare WhatsApp. Va bene che c'è crisi, ma non sono 89 centesimi. Confrontando i vari abbonamenti Vodafone e quant'altro, o la crisi del 29, o la crisi del 29, insomma ragazzi, cioè può fare. Dobbiamo fare un, cioè dobbiamo resuscitare, far resuscitare Roosevelt per mettere a posto. No, scusa. E allora, non basta, non state lì a rompere le balle. E sta cosa è uscita adesso perché molti hanno installato WhatsApp circa un anno fa e quindi adesso, siccome gli viene richiesto di pagare 70 centesimi, hanno detto oddio, sta diventando a pagamento. E invece no. Semplicemente